ragazzi, dobbiamo preparare qualcosa di spettacolare. Gli invitati alla nostra festa devono avere così paura da correre a gambe levate. Stanze lavate? E chi è che deve lavare le stanze di casa tua, prezzemolo? Pagui? Ma sei sordo o cosa? Non è sordo, è lui, è così. Dicevo, dobbiamo inventarci qualcosa di speciale. Ho recuperato questa fantastica zucca e pensavo di raccontare a tutti che è una zucca magica che ho ricevuto da un mio lontano parente della Transilvania che, pur di liberarsene, me l'ha regalata. Una zucca che fa un sacco di scherzi strani. Versi strani? Ma che dici, non fanno paura? Poi lui, perché non ti fai un pisolino? Ma non ho sonno. Ma si è addormentato? Sì. Ma ha gli occhi aperti? Lo so, ma non ti preoccupare, fa sempre così. Adesso andiamo a prendere gli altri addobbi. Vieni. Finalmente la via è libera. Non c'è nessuno. Cioè, c'è quel tontolone di Pagui, che già di suo non è un'aquila. E poi quando dorme fa da soprammobile. Non l'avevate mai visto addormentato? No. Oh, ma allora sapete cosa vi siete persi? Ed ora la parte più divertente. La TJ Production ha il piacere di presentarvi Chi vuole essere cervellone? Quiz a premi, ospite in studio Pagui. Pagui? Domanda di storia. Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? Che ne so? Era verde. Sbagliato! Tocca a voi, bambini. Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? Come? Rosso. Giallo. Ma certo, bianco. Allora, adesso domanda di scienze. Pesa di più, un chilo di paglia o un chilo di piombo? Un chilo di cosa? Di tonno. Tonno. Ma quello sì che è pesante. Ehi, buonanotte. Tocca ai miei piccoli amici. Pesa di più, un chilo di paglia o un chilo di piombo? Piombo? Come il piombo? Non sento niente! Sono uguali. Sempre un chilo, ma siete anche intelligenti. Non si direbbe a vedervi. Scherzo, ovviamente. Ultima domanda di matematica. 124 scoiattoli hanno ognuno 164 noci. Quante noci hanno in tutto? Che ne dite, bambini? Qual è la risposta? Perché nessuno parla? Troppo difficile? 20.336! Troppe! Fanno indigestione e gli viene mal di pancia. È giusto! Ma come hai fatto? Vabbè, io sono qui per la mia missione. Guastare la festa a quei due grulli di Prezzemolo e Aurora. Ecco qui la loro tanto amata zucca magica. Così magica che adesso scompare. Pesa troppo. Per rubarla la nasconderò qui sotto. Vediamo come la faranno adesso la loro festa. Eccoci qua. Adesso possiamo cominciare a mettere un po' di ordine. Sì, ma dove hai messo la zucca? Ah,
io non l'ho toccata. Ma come? Dov'è finita? Pagui, sveglia! Tu, sveglia! Aiuto! Che succede? Tu non hai visto niente? Sì, ho visto tutto! Io so dove la zocca l'ha presa Napoleone su un cavallo bianco, forse era verde, inseguito dagli scoiattoli che mangiavano noce e piombo, e gli è venuto mal di pancia! Noce e piombo? Che schifo! Ma che faccio? Sto anche ad ascoltare! Lascia perdere Pagui, fa lo stesso, torna a dormire. Va bene. E adesso che facciamo? Ciao ragazzi, problemi? La zucca! Ci hanno rubato la zucca di Halloween. Era indispensabile per la nostra festa. E adesso come faremo? Dobbiamo scoprire il colpevole. Come dicono i grandi investigatori, il colpevole torna sempre sul luogo del delitto. Perciò dobbiamo tendere la nostra trappola. Ascoltate. Ciao Bambù, la nostra festa è stata annullata. Ci vedremo l'anno prossimo. Peccato. Va bene, andiamo tutti a casa. Visto, bambini? Ci sono caduti come degli allocchi. La loro zucca era qui, sotto i loro occhi. E adesso la loro festa è andata a farsi friggere. Ehi, ma adesso... Ma ora che ne faccio della zucca? Un risotto? Dei tortelli? Ma ci pensano. Lo sapevo che era opera tua. Questa festa di un gatto troppo cresciuto. Vergogna! Hai lasciato i tuoi amici senza festa di Halloween. Quale festa? Volevate far credere a tutti che questa era una zucca magica. Ma non è altro che un avanzo vecchio e ammuffito che... Aurora, è tutto frutto della tua magia? No, questa zucca è davvero magica. Ma da dove viene? L'ho trovato giù in cantina in un vecchio baule. Finalmente sono stata liberata da quel baule incantato dove ero stata rinchiusa per centinaia di anni. Ma ora sono libera e l'atmosfera di Halloween mi ha risvegliato. Ora finalmente potrò sfogare la mia voglia di... Oh, ti prego, zucca! No, non farò più scherzi! Mi comporterò bene! Scappiamo! Una zucca incantata e arrabbiata! Aiuto! Che cos'è questo trambusto? State calmi! Stavo dicendo che finalmente potrò sfogare la mia voglia di... cantare e ballare! Halloween è la più bella festa dell'anno e finalmente me la posso godere. Non c'è un po' di musica? È un mortorio. Oh, sì, un momento. Aurora, sei pronta? Pronta! Wow, ragazzi, che sballo! Questa sì che è una festa! Ma dove siamo? Ma Gardaland, dove ogni anno si festeggia l'Halloween più tenebroso! Ciao a tutti, belli e brutti! Ci vediamo presto, ciao!
spaventi quando passeggiate per il parco. È pieno di creature mostruose. Ma tutte vive, naturalmente. E ricordate, vi aspettiamo tutti per il gran finale stasera alle 18 nella Valle dei Re per Final Ceremony. Ciao! Ciao ciao a tutti! Ciao ciao!